Happen Blaze, ragazzi, ben ritrovati ad un altro mio video. Prima di iniziare questo video dedicato alla Coppa Italia, mi raccomando, come sempre, iscrivetevi qui sotto al mio canale, lasciate un bel like, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram. Attivate come sempre la campanella per rimanere aggiornati su tutte le attività riguardante il mio canale, lasciate un bel commento e cercate di seguire il mio video fino alla fine. Quest'oggi devo ringraziare alcuni canali che, appunto, vedendo il mio video precedente fino alla fine, hanno indovinato la parola chiave. Infatti, al minuto 10 e 31 secondi del mio precedente video dedicato al Palermo, parola chiave era rosa nero, hanno indovinato i seguenti canali che saluto. Ringrazio veramente di tutto cuore Ellie versus Ellie. Un bacione Ellie. Mister Fee, ancora una volta ha indovinato lui. Mister Fee, grande, grande amicone mio. Ringrazio Giuseppe Flaco Montefiore. Un bacione, Giuseppe. Tutto sul calcio. Anche lui, Matteo, grande amicone mio. Un saluto veramente anche a te. Napoliel 87, ragazzi. Che canale. Grande fratimo. Ringrazio Family Don Miguel, un bacione a tutti voi, grazie, grazie mille amici miei. Ringrazio Federico Nerazzurro, grande Fede, un bacione anche a te. E poi, ultima ma non ultima, Agnese and Her World. Un bacione Agnese mia, grazie, grazie tesoro che mi segui sempre, grazie veramente a tutti voi che avete seguito il mio video fino alla fine. Questo weekend di Coppa Italia iniziava con tre partite per quanto riguarda il sabato. Si sono disputate poi tre partite la domenica ed infine, a chiudere le qualificazioni ai quarti, ci sono state le ultime due partite del lunedì. Iniziamo dal sabato. La prima partita è stata a Lazio-Novara. Alle ore 15 i biancocelesti hanno ospitato i piemontesi. La Lazio dominante, grande vittoria 4-1. Protagonisti sono stati Immobile, Ciro Immobile con la sua doppietta. È tornato al gol e ha aperto le marcature Luis Alberto. E a chiudere, grande gol di Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda il Novara, gol bandiera di Eusepi sul rigore. Grande vittoria della Lazio. Alle ore 18 si è disputata la grande gara tra Sampdoria e Milan. Partita questa molto combattuta. La Sampdoria per tanto tempo ha occupato l'area avversaria, sembrava quasi che i blucerchiati potessero strappare la vittoria, ma la tenacia e il carattere del Milan si è fatto vedere. Infatti, la partita si è protratta ai tempi supplementari e l'ha risolta un grande cutrone. Infatti, tra il centesimo minuto e il centodecimo minuto la risolve il giocatore, la punta giovane del Milan, Cutrone. Gran bella doppietta. Vince il Milan. Gran bella partita. A chiudere il sabato, Bologna-Juventus. Cosa è successo? Partita divertente. Mi è piaciuta la Juve. Hanno giocato anche parecchie, tra virgolette, riserve. Riserve che comunque non sono tanto riserve perché
si può dire che potrebbero giocare benissimo titolari sia nella Juve ma anche nelle altre squadre, almeno di Serie A. La risolvono, la partita la risolvono. Bernardeschi e Keane, la grande punta di diamante, giovane, la giovane speranza bianconera, Moise Keane. Gran gol di Bernardeschi, fortuito però, gol importante che ha aperto le marcature al nono. E al finale del primo tempo, il 2-0 di Keane. Grande, grande Keane. Questo è un giovane veramente dalle belle speranze. La domenica di Coppa Italia inizia con Torino-Fiorentina. Che partita è stata? Beh, una partita anche questa combattuta. Io direi che questa partita è stata tra le più belle e sentite di questo weekend. Il Toro, secondo me, non ha giocato per niente male, anzi, un po' come la Sampdoria, meritava forse qualcosa di più. Infatti, la Fiorentina porta a casa la vittoria, ma sul finale. Grande Toro, grande cuore, ma quello purtroppo non è bastato. La Fiorentina fa sua la partita con una bella doppietta di Chiesa. Chiesa veramente un giocatore straordinario. Gran bella doppietta, il secondo gol veramente da fuori classe, assoluto, gran bel gol. Questo giocatore, secondo me, sarà il futuro della nostra nazionale. Torino-Fiorentina poteva benissimo finire in altro modo. Chiesa all'87esimo fa il primo gol per la Fiorentina. Purtroppo un brutto infortunio della difesa. Granata ne approfitta Chiesa. C'è stato anche il VAR che ha aiutato questa situazione. Ha deciso il VAR che non c'era fuorigioco, che il fallo di Chiesa non era punibile. Ossia, non c'è stato fallo in quell'occasione. 1-0 per la Viola e poi al 92esimo chiude tutto l'attaccante nazionale, neonazionale. Grande, grande Chiesa. Bella partita. Ottima vittoria della Fiorentina. Altra partita del sabato è stata Inter Benevento. Mamma mia che partita, ragazzi. Alle ore 18 si disputava Inter Benevento. Inter a valanga, ritrova veramente giocatori irriconoscibili fino ad oggi. Va in gol subito Icardi nei primi minuti, raddoppia Candreva, autore di una bella doppietta. No, scusate, non di una doppietta. Autore del secondo gol. La doppietta la fa Martinez, Lautaro Martinez. Infatti, va in gol Icardi, raddoppia Candreva nei primi 10 minuti. Allo scadere del primo tempo, Dalbert fa un gran gol, un tiro, una rasoiata dalla parte sinistra dell'area avversaria del Benevento. Gran azione rapida, prende la palla Dalbert, fa un paio di dribbling, va in velocità e fa questo Eurogol, tiro potentissimo che incoccia la traversa e fa il terzo gol. Nel secondo tempo si scatena El Toro. Martinez, grande doppietta, al 50esimo sigla il 4-0 e poi chiude il discorso 5-0 al 66esimo e poi eccolo lì, il 6-2 lo trasforma Candreva, appunto, mi sembrava strano. C'è stata sia la doppietta
di Martinez sia la doppietta di Candreva. Inter che si rigenera, vanno in gol per il Benevento comunque, Insigne, il fratello di Lorenzo, gran gol su punizione, e poi 6-2, il secondo gol del Benevento lo trasforma al 75esimo Bandinelli. Gran bella Inter, convinta, cattiva, fa sua la qualificazione ai quarti, 6-2, Inter-Benevento. Terza partita a chiudere la domenica, scusate, Napoli-Sassuolo. Ragazzi, grande Napoli, partita anche questa tosta, il Napoli vince grazie alle sue stelle. Al quarto d'ora c'è il primo gol di Milik, grande Milik, e poi Fabian Ruiz sul finale di gara al 75esimo raddoppia 2-0 per il Napoli, Sassuolo che non può nulla, un sacco di ammoniti, Napoli che va avanti, gran bel Napoli. Per quanto riguarda poi le partite del lunedì, ci sono state le ultime due partite che hanno visto protagoniste Cagliari-Atalanta e poi Roma-Entella. Ragazzi, Cagliari-Atalanta, purtroppo per il mio Cagliari è andata male, gran vittoria dell'Atalanta, soprattutto ci ha creduto, il Cagliari non ha giocato per niente male, però si sa, nel calcio la devi mettere in rete la palla. Purtroppo non c'è stato molto gioco organizzato, diciamo. Non ha funzionato, secondo me, il centrocampo del Cagliari. Mentre l'attacco, secondo me, c'era. Infatti c'erano tutti i titolari, c'era Pavoletti, c'era tutto l'attacco che ci doveva stare, però purtroppo non ha funzionato il centrocampo, secondo me ha subito parecchio, l'Atalanta ne ha approfittato e l'Atalanta veramente in questo periodo fa un gran bel gioco, vanno in gol per l'Atalanta. Sul finale all'88esimo Zapata, grande grande Zapata, tornata al gol, e poi raddoppia al 93esimo Pasalic, gran gol anche questo di Pasalic. Mi dispiace per il Cagliari perché ci stavo anche credendo, brutta vittoria, grande vittoria dell'Atalanta, Atalanta che si qualifica. L'ultima partita, Roma-Entella. Allora, gran vittoria della Roma, un 4-0 proprio di quelli roboanti. Ho visto anche questa partita. La Roma ritrova le sue stelle, giocatori che dovevano far fare quest'anno il salto di qualità. Chissà che questa partita non sia veramente la scintilla che faccia trovare alla Roma quella sicurezza e quel gioco che bene o male a tratti ha fatto vedere. Ritrova un grande Schick che apre le marcature al primo minuto, segna subito la Roma. Diciamo che alla Roma basta un primo tempo perché già nel primo tempo va sul 2-0. Marcano è l'autore del secondo gol, anche questo giocatore criticato, ma proprio criticato male dalla tifoseria. Va in gol e poi appunto Schick nel secondo tempo fa la sua speciale doppietta. E poi gran gol, quello del 4-0 di Pastore, ragazzi. Che gol che ha fatto Pastore. Javier Pastore su assist di Kluivert, Justin Kluivert. Pastore che mi ha stupito,
Questo è il pastore che ricordavo io, quello dei primi anni a Palermo, ma anche dei primi anni al Paris, al Paris Saint-Germain. Gran bella vittoria della Roma. Come potete ben capire, si sono qualificate alla fine tutte le squadre big. Non ci sono state sorprese. Gran bella Coppa Italia che si prospetta veramente molto 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 interessante. Per oggi è tutto questo speciale riguardante la Coppa Italia. Buon calcio a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel like. Se volete, mi potete seguire su Twitter, Instagram e Telegram. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, la parola chiave ve l'ho detta? O non ve l'ho detta? Cambio la parola chiave. Voglio cambiare la parola chiave con chic. Eccolo qui il mio trabocchetto. Big up and bless al prossimo video. Bless.